Oggi siamo in piazza perché la legge Zan non ci basta, perché da anni ci andiamo in piazza con i Pride per dire che l'omofobia si combatte con i diritti, con il matrimonio egualitario, con le adozioni, con delle leggi migliori per le persone trans e intersex. E una legge repressiva può essere anche utile, ma assolutamente non esaustiva delle nostre rivendicazioni. Per questo, proprio perché abbiamo memoria della nostra storia e perché abbiamo a cuore il movimento LGBT, oggi scendiamo in piazza per dire che vogliamo molto più di Zan. Se un governo pensa di risolvere e di rispondere alle nostre esigenze solo con questa norma, non ha capito e non è stato in grado di ascoltarci. Per questo torniamo in piazza, perché non ci fermiamo più. La legge Zan verrà approvata ed è solo un punto di partenza. Noi siamo qui oggi perché è necessario un disegno di legge che abbatta totalmente ogni reminiscenza gatto bigotta e neofascista. Sta discutendo appunto l'approvazione della legge Zan e a 100 metri da qui a Montecitorio le destre con appunto i rappresentanti Meloni e Salvini stanno manifestando appunto contro l'approvazione, la legalizzazione di questa legge, e già questo ovviamente è uno dei motivi principali per cui questa piazza è così popolosa, piena di ragazzi e ragazze. Soprattutto appunto come studentesse e studenti medi chiediamo che appunto venga istituito un disegno di legge che non passi solo per il perseguimento penale, ma crediamo che per abbattere realmente i tabù e le discriminazioni che vengono appunto da questo retaggio culturale fortemente patriarcale, sessista e maschilista, sia necessario innanzitutto partire in primis dai luoghi della formazione, quindi con l'inserimento di percorsi didattici appunto di educazione alla sessualità e all'affettività, perché io credo, noi crediamo appunto che sia questa la base da cui partire per abbattere realmente i tabù del sesso. Soprattutto vogliamo appunto che questa legge, che questo disegno di legge vada a toccare appunto tutti i punti, quindi anche il mondo del lavoro, anche banalmente il fatto che per esempio le persone transgender non possano accedere all'ambiente lavorativo, il fatto che esista ancora disparità salariale per le donne rispetto agli uomini, quindi c'è tutto un mondo dietro appunto questo settore, e noi vorremmo che sia appunto istituita una legge che non passi solo per la pena legislativa, ma che diciamo appunto tocchi tutti questi punti, partendo sicuramente dalle scuole, perché è da lì che secondo noi si fa la rivoluzione. Serve cultura, serve formazione, e tutto deve partire dagli studenti, se no non arriviamo da nessuna parte.